Buonasera a tutti, diamo inizio al convegno, il titolo è Il diritto di nascere sicuri, stop Christeller. L'incontro è stato organizzato e promosso dal Rotary Club Avellino Est Centenario, a cui va il nostro ringraziamento. Ma io voglio però esprimerti la mia felicità, perché tu, componente del Rotary, già past presidente del Rotary, sei riuscito nel giro di 3 anni, forse anche di meno, a tirare fuori 3 belle iniziative. Siamo ovviamente nella sala convegni del Biogem, quindi chiamo il presidente del Biogem, Ortensio Zecchino, per i saluti istituzionali. Il tema, lo avete sentito, è di grande e di permanente attualità, ci riguarda tutti, noi nati e i nascituri, il diritto di nascere sicuri, mi pare che è uno dei diritti fondamentali. Qui in Biogem, che è una istituzione di ricerca che si preoccupa della vita, noi proviamo a fare ricerca per garantire che la vita sia migliore e più lunga. Un tema delicato, come ha detto bene il professore Zecchino, un'analisi attenta dei diversi fattori sui quali occorre una serena, seria riflessione senza condizionamenti di nessun carattere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato nel miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale. Quello che manca, secondo me, è il modo di come venga essere è data la qualità degli studi e tutto ciò che deve essere dato alla qualità delle persone che devono poi interessare alla nascita. Il professor Christeller ebbe quest'idea: facciamo una manovra dall'esterno di accompagnamento alla contrazione e pubblicò tutti questi risultati in più riviste scientifiche dell'epoca, di cui la prima nel 1867. Quando succede un evento sentinella, le strutture sanitarie hanno l'obbligo di segnalare l'errore da fattore umano al Ministero. Su questa base si fanno degli interventi, le correzioni, le famose correzioni, ma se noi, in questa scatola c'è scritto fattore determinante a livello di errore umano, e se questo fattore determinante, che quindi l'operatore fa la cristalleria, dovrebbe segnalare, e se questo errore comporta una formazione sbagliata. Ad Ingrid, sarebbe mia figlia, furono patricate ben 5 Christeller. 12 febbraio del 2001 è nata Martina e che è stata applicata questa manovra. Quando arriva a casa la bambina e arriva al 7º, 8º, 9º giorno, inizia subito una riabilitazione che è alquanto atroce. Il Rotary Avellino Est Centenario ha, diciamo così, immaginato che nascere sicuri, questa bella immagine di questo bambino che nasce in modo tranquillo, in modo sereno, che è nelle mani dell'ostetrica o del ginecologo, e vorremmo vedere sempre così, sempre questa bella immagine in ogni parto, in ogni situazione. Diciamo subito che il medico, nell'esercizio della sua professione, deve avere al centro del suo obiettivo la cura del paziente, che deve essere l'unica e sola cosa che deve tenere presente. Ma quali sono le novità procedurali della legge Gelli? Diciamo così che sono sostanzialmente 3. La condizione di procedibilità, prima di agire e citare in giudizio una struttura sanitaria oppure un medico, bisogna o svolgere una CTU preventiva, ex articolo 696 bis al codice di procedura civile, o fare una mediazione. Il secondo passaggio è un'azione diretta, che è un'assoluta novità, del danneggiato verso le assicurazioni che assicurano la struttura pubblica o che assicurano il medico, e l'azione di rivalsa. Grazie a voi e buon proseguo. Ringraziamo l'avvocato Gazzella, perché è sempre preciso ovviamente nelle sue esposizioni. La mia professione, la professione a cui appartengo, si occupa e si può occupare, e diciamo questo in qualche modo anche un auspicio rispetto al futuro che con questa legge si andrà delineando, si potrà occupare e dare un contributo forse sia al governo clinico sia anche al diritto ad un equo risarcimento.